Un giovane padre che aveva due figli con la sua compagna di vita ha preso la decisione di sposarsi dopo aver scoperto di avere un tumore molto raro lo scorso febbraio. Purtroppo le loro nozze sono durate soltanto 6 giorni poiché l'uomo è scomparso. Il nome di questo giovane padre era Chris McGinnis, aveva 35 anni. All'inizio di febbraio ha ricevuto la notizia di avere un cancro allo stadio terminale, il che lo ha portato a sperare di poter sottoporsi a chemioterapia per prolungare la sua vita e avere più tempo per godersi i suoi figli. Nel frattempo ha sposato Mel, sua moglie di 29 anni, il 4 maggio scorso. Purtroppo le loro nozze sono state brevi, poiché secondo quanto riportato dai tabloid inglesi che hanno diffuso la notizia, il giovane padre è deceduto il 10 maggio. A Chris, padre di Honora, una bambina di 3 anni e della piccola Nuala di soli 1 anno, era stato diagnosticato un colangiocarcinoma, una rara forma di cancro del dotto biliare con metastasi